Amici cittadini di Como, siamo qui per invitarvi a fare una riflessione su quanto impropriamente affisso sul palazzo municipale del vostro paese e ci riferiamo alla pubblicità sul latte e sui prodotti caseari. È evidente che lo striscione, intitolato Informazioni per il consumatore, è stato esposto a tutela degli interessi economici di una sola categoria, gli allevatori, e a scapito della salute dell'intera comunità. Vogliamo parlare dei sottotitoli? Consumando latte italiano ti garantisci un'alimentazione sana e gustosa. Beh, naturalmente l'allevatore e chi lo sponsorizza non vi dice che il vero problema del latte, come di qualsiasi alimento di origine animale, sono le proteine, che sono infatti ricche di aminoacidi solforati che producono un'acidosi metabolica secondaria e induce il corpo a fronteggiarla ricorrendo alle riserve di minerali basici calcio e magnesio depositati nelle ossa, da cui si ricava che il latte smonta le ossa, cioè favorisce l'osteoporosi. Inoltre il latte contiene grassi saturi che aumentano il rischio cardiovascolare e anche il rischio di tumori, in particolare alla mammella e all'intestino. Conclusioni che appaiono persino ovvie se si pensa che non esiste un altro mammifero che beva il latte dopo lo svezzamento e per di più di un'altra specie così diversa come il bovino rispetto all'Homo sapiens. Lo striscione recita ancora: tuteli l'ambiente in cui vivi. Anche in questo caso si omette di dire che studi condotti dalla FAO, Food and Agriculture Organization, non dall'amministrazione di Como e di Martinengo, hanno consentito di stabilire che oltre il 51% dei gas serra, soprattutto metano, anidride carbonica e protossido d'azoto, che appunto sono causa del riscaldamento globale, derivano proprio dalla lunga filiera della produzione di prodotti di origine animale. L'economia del territorio, citata nello stesso manifesto, è quindi un'economia miope che trascura l'ambiente in cui viviamo. Alla base di questa pubblicità mendace non è quindi una crisi sociale, ma la crisi di soggetti che hanno pensato di vivere o arricchirsi allevando e uccidendo animali e infliggendo loro ogni sorta di privazione, sia a livello fisico che psicologico. Una scelta così scellerata che ha ripercussioni su salute umana e ambiente e nonostante tutto si vuole continuare a sostenere sulle nostre tasche. La crisi degli allevatori non sta solo nelle quote latte. Il loro vero problema, fortuna per l'umanità, è che un numero sempre maggiore di persone fa una scelta etica e salutistica, abbandonando latte e formaggi per avvicinarsi a prodotti di origine vegetale. Sindaco e amministratori di Como e Martinengo, se siete arrivati a questo, c'è un vostro interesse a promuovere gli allevatori e non veniteci a parlare di economia da sostenere. Il latte e i prodotti caseari sono insalubri. Oltre ad antibiotici e pesticidi, contengono ormoni e steroidi che sono utili al vitello da un punto di vista dell'allevamento e certamente non all'umano. Sono difficilmente digeribili. Se l'enzima che digerisce lo zucchero del latte è indebolito o, come nel caso degli adulti, non c'è, si possono avere ovviamente gas, disfunzioni dell'intestino, coliche addominali. È troppo proteico, contiene dal 3,5 al 5% di proteine, contro appena l'1,2% del latte umano. Ma certamente queste dosi sono per un vitello che in 120 giorni, cioè in 3 mesi, 4 mesi d'età, raggiunge il peso di 250 kg. È troppo lavorato, con la pastorizzazione e l'omogenizzazione le vitamine e i fermenti lattici vengono distrutti. Infine non è etico. Al termine della sua carriera la mucca da latte non si regge più in piedi. Avrete sentito parlare di mucche a terra. Sono le mucche che a un certo punto della loro vita subiscono lo spaccamento a metà del bacino perché non si reggono più in piedi e cadono sotto il peso delle proprie mammelle, sfiancate da una vita di parti continui, indotti. Riflettete, cittadini di Como e Martinengo, e non fatevi prendere in giro dai vostri amministratori.